Nella periferia di Torino, delimitata da una linea gialla, è cresciuto un enzima che alimenta spazi sociali e comunità. Dentro il confine della linea gialla, anche negli orti urbani sta crescendo qualcosa di diverso. In Italia i contadini urbani sono circa 5 milioni, persone che curano un orto in giardino, in terrazza o in uno spazio comunale. Un esercito con la zappa in mano. Un confine, una linea gialla, li potrà fermare? Nel nostro piccolo stiamo facendo il venerdì in questo mercato, portiamo le cose, le distribuiamo alle persone, cerchiamo di fare delle cene, delle merende. E abbiamo cercato di capire come deve essere il nostro approccio al cibo e quanti pasti al giorno dovremmo fare, quindi insomma tutto il tema generico era un'alimentazione sana. Però davvero tornare ad avere un pochino più di attenzione e consapevolezza su come stiamo e così quello che appunto mangiamo, quello che facciamo. No, mi sa che il verderame che ho dato si è perso tutto. Quanto tempo è che ha l'orto? E questo è il quarto anno. Quarto anno, sì. Ma poi vi conoscevate prima di... No. Vi siete conosciuti no, qua? No, abbiamo visto i cartelloni, la pubblicità nei bar, ho fatto la domanda e poi... E vi siete conosciuti qua? E ci siamo conosciuti qua. Guarda che meraviglia! Ma bravo Tony, sei bravo, dai. Sono fortunato. Dici? No, scusa. Vabbè. Io le coccole, tutte le sere passo a fargli la ninna nanna io le piante. Veramente? Ma che bravo che sei. Devi parlargli alle piante, dicono. Mio papà faceva l'operaio alla Fiat, aveva nel 78-80, dove c'era lo stadio della Juventus, c'erano tutti orti là e noi da bambini ci portava tutti lì, a sei figli, ci portava lì a giocare, a raccogliere i fagiolini. Infatti i fagiolini proprio non li digerisco proprio più perché ne ho raccolti di quei tanti. Poi io lavoro qua in Fiat e il tempo che ho da dedicare è poco, però io quando vengo qua, anche se stamattina ho fatto il mattino, io sono andato alle 5:15, ma quando vengo qua mi scarico, proprio, mi passa proprio la stanchezza, non penso a niente, penso solo al mio pezzettino. Ci sono 12 piante. Voi siete due orti diversi, vero? Sì, lui è del Masino. Sì, ma noi infatti noi ci siamo già noi visti. Io sono qua. Qua sì. E infatti sarebbe bello fare lo scambio, no? Tipo questa piantagione di melanzane. Portarla lì. No, qui c'è la piantagione di melanzane, loro invece hanno altre cose. Allora, pomodori, melanzane, più o meno. Tutto. C'è l'orto. Sì. Zucche, zucchine. No, perché voi qui è un po' più libero, un po' più piccolino. Voi invece ce l'avete un po' più strutturato, un po' 100 più... metri tutto cintato, ognuno c'è allora il suo. Qui noi abbiamo, ognuno abbiamo solo 20 metri. Guarda che meraviglia che è questa zucca. Sembra quella degli gnomi. Commestibile, ma è più che altro è ornamentale, sì. È bellissima. Sicilia, perciò come tale, famiglia contadina, dopo tanto tempo di lavoro in Fiat, la madre Fiat ha raccolto tutti, abitando qua in piazza Bottesini è stata l'occasione ottima per non andare diciamo così in piazza seduto, sì, guardare loro... i treni che passano, esatto, i lavori pubblici, esatto. Questo è stato l'ottimale per riprendere un po' il sentimento verso la terra. Abbiamo qua la Toscana, il cavolo nero, la rucola, basilico, quella che tu vedi comunque. Questa è della bambina. Cioè, in parte poi facciamo
con qualche... ma anche io comincia qualche settimana fa. Quindi hai appena iniziato a... Sì, ma una... hanno già lavorato tanto. Ok, perché siete, questo... siete in tanti a sì. coltivare qua sì, tutti sì. insieme. Noemi dalla Malesia. Comincio a venire qua 2 anni fa, ma l'anno scorso sono impegnata, quindi ho smesso, ma adesso l'estate voglio ricominciare così. Bello il basilico, questo guarda basilico, che bello, meraviglioso. Meraviglioso. Anche là. Bellissima, delle sì, foglie. Solo che tante volte ha detto che è detto Giuseppe che è meglio tolto via le fiore. Devi fare sì. così. Perché sennò va su e invece se togli il fiore continua a mettere le foglie. Okay. Comunque è buonissimo il profumo che ha, pazzesco. Sì. Anche Giuseppe ha messo tavoli in vena. Diciamo. A me è piaciuto tanto lavorare con l'otto, diciamo con la natura, perché è molto bello. Molto bello. Secondo me ogni persona ci serve questa natura, se tutto può condividere questa attività è meglio, cioè non so perché.